Ciao a tutti e benvenuti a questi nuovi video direttamente da WinFight Garage. Sulla scia del primo video in cui abbiamo introdotto le differenze ed evoluzioni tra il WinFight e il tradizionale Vinchun, oggi andiamo a fare un focus sui passi del WinFight e del Vinchun andando ad analizzare la postura e la catena cinetica. Ovviamente l'analogia è che tutti i passi, quindi tutti i movimenti hanno un'attivazione della catena cinetica, quindi piede, anca, con la differenza che nel passo di Vinchun, questo, abbiamo la presenza dell'abduttore. Questo muscolo rende l'azione statica, cosa che in una situazione dinamica e di scontro mette in condizione di essere poco mobili e più che altro facilmente identificabili dal nostro aggressore, perché, come abbiamo visto l'altra volta, rimango centrale e anche se vado ad effettuare un passo a Z rimango sempre verso il mio aggressore. Quindi l'abduttore crea sicuramente una staticità e una forte stabilità, ma al contempo è difficile scattare da una posizione all'altra. A differenza invece del passo di WinFight, che trae origine dai movimenti dell'uomo di legno e quindi vediamo un collegamento tra il tradizionale e l'evoluzione, viene abbandonato il muscolo dell'abduttore e a sua volta vi è una forte presenza dei muscoli di rotazione, tant'è che nel passo di WinFight noi andiamo a utilizzare questo tipo di movimento che, come abbiamo visto nello scorso video, siamo difficilmente identificabili perché usciamo sempre dalla linea centrale ed inoltre la forte presenza della rotazione ci mette sempre in condizione di essere mobili e non statici, come purtroppo può capitare nel passo di Vinchun. Ovviamente il praticante può lavorare entrambi i passi in questo modo, per esempio 1, 2, 3, torno, passo di Vinchun, 1, 2, 3, torno, passo di Vinchun. Questo può essere un valido esercizio per allenare entrambi i passi, sapendo però che hanno funzionalità completamente diverse. Concludo dicendo che il WinFight nasce con l'idea di aiutare il tradizionale Vinchun e non certamente per denigrare un sistema dal quale deriva. Quindi invito tutti coloro che sono interessati a approfondire il Vinchun e comprendere come il WinFight possa essere utile alla loro pratica di scriverci in DM Matteo WinFight o seguire sul canale YouTube Matteo WinFight. Grazie a tutti.